Buonasera cari amici, care amiche, è un piacere essere di nuovo qui come tutti i mercoledì alle 19 con la rubrica Da casa con che prosegue da aprile dell'anno scorso e vi ringrazio per esserci. Sapete che questa nuova serie di Da casa con che era partito proprio durante il lockdown, ora si occupa di un altro tema, di un tema che a me è molto caro, di un tema che trovo anche fonte di ispirazione, e quindi il sottotitolo è Punti di svolta, nel senso che c'è il racconto e ci sarà il racconto in ognuno di questi incontri del momento di quel momento significativo della vita di ciascun ospite che ha modificato, spostato il percorso, che comunque ha messo in valore, ha messo in luce dei temi fondamentali rispetto al talento, rispetto alle attitudini, rispetto alle capacità, alle competenze di ciascuno. E quindi sono conversazioni che attraverso il racconto, a me piacciono, come vi ho detto, come vi dicevo, le storie, le vite, il racconto delle vite. Quindi gli ospiti raccontano quello che è stato il punto di svolta o i punti di svolta della vita di ciascuno, quello che ha determinato il momento attuale o comunque il momento di massima espressione personale o professionale. Ecco, quindi sono figure molto significative, come sempre. Ecco, e questa sera ho il piacere di avere come ospite un grandissimo fotografo, ma non soltanto fotografo, Franco Turcati. Benvenuto Franco, grazie per essere qui. Grazie dell'invito, buonasera a tutti, a chi Franco c'è. Turcati è limitante chiamarlo, è li veramente è chiamarlo fotografo perché si è occupato ad altissimi livelli di creatività, di comunicazione, ma vediamo che cosa significa tutto questo, perché ha lavorato con riviste importantissime come Quattro Ruote, come la Domenica del Corriere, come moltissime altre, ha fotografato automobili straordinarie, ha fotografato oggetti del nostro quotidiano che sono oggetti di culto, ha lavorato quindi sullo still life, ha lavorato anche sui personaggi e poi ha lavorato moltissimo sulla comunicazione, quindi campagne notissime che tutti conosciamo e che ci racconterà. Franco, ti lascio la parola perché non sia troppo statico tutto questo, e quindi lascio che tu ti racconti, ma che ti racconti insieme anche ai punti di svolta. Io nel frattempo ti interromperò, anzi, prima di passarti la parola, saluto i tanti amici che si sono già collegati: Dimitri Colombo, Tiziano Carlo Amerio, Emir Picco, Salvatore Esposito, Mario Angelo Saini, Renata Cabodi, Giusy Galluzzo, Sandra Raffini, Angelo Bamonte, Elio Muzza. Insomma, sono veramente tanti. Li ringrazio, vi ringrazio e vi chiedo sempre di condividere questo video. E saluto Sauro Olivieri. Li saluterò ancora. Franco, ti lascio la parola, poi la riprenderò per farti delle domande e anche poi quando mi darai indicazioni lo anticipo agli amici, qualche fotografia che naturalmente troverete oltre che su dei bellissimi volumi, ma le trovate online. Adesso Franco qualcuna ve la mostrerà. E quindi cioè Franco, poi io aspetto indicazioni. Beh, saluto tutti gli amici, anche il sindaco di Cerreto, ex sindaco Mario Saini. E beh, vi racconto un po' com'è che ho fatto il fotografo, perché in verità io ho avuto una preparazione grafica in collegio, 7 anni di collegio, e poi
Poi ho lavorato in una fabbrica, poi ho venduto macchine da scrivere, ho venduto cioccolatini Perugina e un giorno ho deciso di fare il fotografo. Quindi è stata una decisione importante perché io non sapevo fotografare, quindi ero a Perugia quando ho dato le dimissioni. Lì mi sono comprato il mio primo libro di difficile lettura, tecnica della ripresa fotografica, che ho ancora. Comunque, in qualche modo ho cominciato. Poi ero appassionato di auto, quindi un giorno dopo che avevo comprato la mia prima macchina, una Mamiya biottica, mi sono trovato davanti uno Spider Fiat che doveva uscire con una cilindrata di 850 e aveva la targa TO99, che poi adesso sappiamo era la targa della carrozzeria Bertone, la targa prova della carrozzeria Bertone. Ho stampato questa foto in qualche modo, 13-18, molto piccola, e sono andato nello stabilimento di Corso Bramante, dove sognavo di andare a lavorare come grafico, che era la Hilte, e lì si trovava la redazione di Quattro Ruote. Il direttore, quando vide la foto, mi fece un'offerta economica che veramente era mezzo stipendio di allora. Quindi io fui molto contento e mi disse: ma se lei può aiutarci a fare questo genere di foto. E così ho cominciato e dopo pochi mesi disponevo di Nikon con motore e teleobiettivi potenti per fare questo lavoro. Ero veramente un marziano allora perché c'erano solo le Rolleiflex Biottica per i colleghi professionisti e solo fotografi impegnati usavano il formato e la Leica, ecco. Però per l'attualità era la Rolleiflex che dominava. E niente, poi fra errori e cose varie, vicino alla redazione di Quattro Ruote c'era di fronte la redazione del Radio Corriere TV. Quindi sono entrato in contatto con questi giornalisti che si chiamavano Don Acatè, Carcamo, Giorgio Martellini, il redattore capo era Lingua, dottor Lingua, e niente, mi hanno aiutato un po' a farmi fare foto di cantanti con alle spalle la testata del Radio Corriere, cosa che oggi è praticamente impossibile perché allora non c'erano gli agenti degli agenti, tutti i filtri che hanno i cantanti, quindi era abbastanza facile contattarli. Io li ho contattati, oppure c'era ad esempio il commendatore Lutrario dell'Eroi, mi ricordo che quando venne Lucio Dalla gli telefonai e ho fatto le prime foto a Lucio Dalla nel 1966. Lui e il suo gruppo, due musicisti del gruppo mi hanno rintracciato, si chiamavano gli Idoli, e hanno visto le foto e così siamo diventati amici, ci scambiamo cose su Facebook con questi sistemi. E vabbè, comunque ne ho fatti diversi, se vuoi ti faccio vedere Sì, ecco, qualche. allora facciamo vedere anche per gli amici da casa, appunto, Beh, adesso qualche saltiamo questa, immagine. saltiamo questa, che era una prova. Aspetta, ecco, scusa che sistemo meglio. Eccoci. Allora, Ecco qui. la prima era un'automobile bellissima, no? Sì, Ora vabbè. invece, appunto, a proposito dei personaggi, qui siamo con Lucio Dalla. Lucio Dalla, Qui c'è appunto. Lucio Dalla sul tetto del Lutrario Danze che era di fronte all'Eroi. Eh sì, E la quello lì. versione estiva, e questa è la stazione d'ora, il treno che arrivava, insomma, vabbè, un po' di composizione. Anche se da poco tempo che fotografavo, credo di aver fatto già qualcosina di decente. Poi qui. Assolutamente, cioè, proprio un gusto, un'estetica Sì. bellissima. Sì. Scusa, Adesso ne mettiamo un'altra, eh. sì. Se riesco, ecco, ho fatto. E questi sono i mitici, i nomadi.
quelli di No, Augusta. bellissima, bellissima. E Siamo quindi sempre in quegli anni, quindi l'ho fatta a colori perché l'abbigliamento era affascinante, no? sì. Ma tra il colore, il bianco e nero, tu cosa hai preferito? Ma guarda, ad esempio questa la preferisco a colori perché restituisce, ha una potenza che il bianco e nero andrebbe a perdere. Comunque qui ho un altro bianco e nero, non l'ho chiesta io, è la dedica, Bella. però Mina mi ha fatto questa dedica perché avevo scoperto il gioco delle mani, quindi eravamo nel 71, credo, in un locale che si chiamava Maculo, molto piccolo, e 3 sere lei ha cantato lì, cioè anche queste sono cose d'altri tempi, perché quante persone ci potevano stare in un locale in via Camerana, Porta Nuova, sottoterra, cioè non so, Cosa 200, che oggi, 250, che appunto. oggi non ci consentirebbero, al di là del Covid, proprio per Sì, questioni di comunque subito sicurezza. in quegli anni, oltre a queste occasioni, collaboravo con un giornalista inglese che era corrispondente degli Esper, Mirror, insomma, da Torino, e non so se oggi ci sono i corrispondenti inglesi a Torino, comunque allora c'era. E lui mi ha fatto conoscere anche il mondo del giornalismo inglese, perché ogni tanto venivano gli inglesi, insomma, io poi non parlavo neanche inglese, avevo studiato francese. E vabbè, comunque mi ha portato poi sul set del film che giravano a Torino, The Italian Job. Sì, E vabbè, quello è bellissimo. Sì. un bellissimo ricordo perché, cioè, veramente, vediamo se riesco a trascinare. Ecco, questo è Bello. Benny Hill e Fred Emney, due comici inglesi famosissimi, Sì. ovviamente. E devo dire che, pur non parlando inglese, avendo però giornalista, sono riuscito a coinvolgerli in questa. Qui siamo vicino al Principe di Piemonte, c'era un bar Bellissimo. qui che si chiamava De Orsola, e poi qui. E questo è Michael Caine con Bianca Jagger. Bella. E tu se hai anche scoperto, adesso vabbè, scusa se scivolo nel gossip, però in qualche tua foto, adesso non so se l'hai preparata, però hai scoperto anche qualche storia d'amore, no? Ma qui veramente lei non era ancora fidanzata con Mick Jagger, era fidanzata con Michael Caine, Sì. era prima. Poi vabbè, ha sposato Mick Jagger, ma era una cosa successiva. C'era una foto molto, molto interessante che ho fatto, eccola qua, del gruppo finale del film A Villa della Regina. E qui Bella. c'erano i lingotti d'oro e tutti alcuni dei protagonisti, perché non c'erano ad esempio gli italiani, Ralph Vallone, Rossano Blanzi, non c'erano. E però era una foto, stavano girando un trailer per reclamizzare il film, però non credo sia mai uscito questo trailer, non so perché, comunque il film è bellissimo. Io ho avuto l'occasione 2 anni fa di vederlo al Lingotto, che c'è stato questo evento di un Sì. gruppo inglese che si chiama The Italian Job, che vengono con le mini, raccolgono fondi che donano a Regina Margherita. E quindi questa foto l'hanno poi presa, l'hanno battuta a Londra e il ricavato l'hanno donato a Regina Margherita. E quindi è Bellissimo. stato anche carino, dai. Sì. Queste sono le vicende un po'. Poi, vabbè, Ma dico, una. tu però una storia d'amore, una fuga d'amore, però l'hai scoperta, no? Tra Jagger e Marianne Faithfull, o Sì, no? l'ho scoperto, però non posso fargli vedere la foto perché non ce l'ho, perché non potevo mettere tante foto, dovevamo mettere solo qualche cosina. Quindi adesso vi faccio vedere un campione del mondo come l'ho fotografato io, Sì.
Nel 1969 in pellicola, Ah, questo è bellissima. Graham Hill. Bellissima. Stupenda E questa. questo tipo di foto non è più possibile farlo perché si fanno con dei grandangoli, per cui molto vicini, non c'è la barriera perché questa è la strada, questo è l'Hotel de Paris di Monte Carlo, l'unico circuito dove si potevano fare cose così avventurose in pellicola. E vabbè, poi dopo queste vicende giornalistiche, ovviamente avevo bisogno di guadagnare perché non è che nessun giornale mi ha assunto. Sì, è nato un giornale col quale avevo una collaborazione fissa che si chiamava Mark III. L'art director era Danilo Nobioli, Danilo Nobioli, grande. l'autore del Manifesto Italia 61. Sì. Un uomo geniale con una creatività. L'etichetta della Marcora e di Sì, tante altre l'etichetta, cose. perché è una fatta diversa Sì, della sì, 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 cosa, è sì, diversa. Comunque non ha fatto solo quello, faceva anche gli stand della Riv, che si chiamava Riv allora, ed erano dei monumenti al Salone della Tecnica, erano delle vere installazioni, sculture, veramente bellissime. E comunque, diciamo, subito dopo, grazie comunque alle frequentazioni nel mondo dell'auto, una concessionaria d'auto che importava le prime moto Suzuki mi ha chiamato per fare le foto e io lì ho collaborato e ho creato la mia prima campagna pubblicitaria, che era questa. Vediamo se riesco a metterla. Un attimo che qui, Sì, prego. Sì, ecco. intanto dico a coloro che ci seguono. Ah, bellissima. No, Che niente, era non c'è io niente. Suzuki e tu, però questa era la prima, poi ci sono state Stupendo. tante altre cose Sì. che hanno imitato questo giochino, che Spettacolare, era figlio della fine degli anni 60 come gioco. sì. Sì. Ricordo la Piaggio con chi Vespa mangia le mele, ad esempio, no? Oppure subito dopo, quattro anni dopo, la copyright Testa, non Testa l'agenzia, proprio si chiama Testa lei, fece sfrizzo dal velo pendolo, me lo ricordo ancora. Cioè, era un gioco, erano gli anni dei copy nei messaggi, cioè delle headline che erano accattivanti. Sì. Comunque, dopo questo, vabbè, ovviamente con questa modella che era molto famosa a Torino, che per me è stata molto importante perché era una mia amica quando avevamo 17-18 anni, quindi mi ha aiutato a crescere. Lei faceva la modella, io avevo già, e lei anche. Avevo superato i 25, qui ne avevo di più, e quindi mi ha aiutato a fare le foto con le modelle, a entrare un po' nel mondo della moda. E quindi sono entrato in questo mondo e ho cominciato a fare cose. Bellissima che questa. Sì, perché una cosa che io, la presentazione che necessariamente è stata sintetica, ma poi tutto questo, questi incontri, come sapete, sono anche occasioni per andare ad approfondire queste figure, importanti figure che incontriamo, perché in mezz'ora, 40 minuti, naturalmente è difficile riassumere tutto, però una cosa che non ho detto e che sta dicendo Franco Turcati, naturalmente, che sta emergendo, è che Franco Turcati ed è stato uno dei protagonisti, uno dei maggiori protagonisti della fotografia di moda, della fotografia pubblicitaria in Italia tra gli anni 70, 80 e 90, e dopo lo vedremo, immagino, Franco ha lanciato, non è solo il fotografo, ma è proprio quello che ha creato l'immagine, ad esempio, della Superga nel mondo, ma lo vedremo. Scusate, questa è straordinaria anche. Questo sì, ho un ricordo particolare perché un carissimo collega, Mauro Raffini, mi fece un servizio su un'importante rivista
che si chiamava Progresso Fotografico, e questa era la foto di Salutiamo copertina. Sandra Raffini che ci sta seguendo. Ah sì, bene, saluto anch'io. E quindi è legata a questo ricordo. Poi Mauro è diventato un bravissimo fotografo, e quindi e questo è il modo per ricordare il nostro incontro. E poi io metto questa, che è un altro momento, la mia prima pagina su Uomo Vogue, e qui avevo Bellissimo. coinvolto Mario Molinari a destra, Colombotto Rosso al centro, dissacrando tutto, Salvatore Giacco, parrucchiere famoso che veniva ai festival di Sanremo a pettinare i cantanti. E li ho messi insieme nella casa di Colombotto Rosso, e loro sono stati così sportivi da accettare. E è uscita questa foto Magnifica. che oggi credo che io ho fatto con la macchina, con un flash a mano, un flash a mano. Niente cose da studio, non avevo i soldi, ma poi non c'erano Bellissimo. ancora questi impianti da studio belli come ci No, sono c'è oggi. luci e ombre straordinarie, E pensa a te. dai, e poi la grana è figlia del periodo che avevo in quel momento, che facevo un po' queste elaborazioni. Adesso, vabbè, visto che ci siamo nella moda, vi faccio vedere questa foto. Ah, ecco, questa la riconosco prima ancora che Ecco. bellissima. E qui, vabbè, c'è l'aneddoto. Io avevo cominciato le campagne in bianco e nero usando i quotidiani, perché avevo scoperto attraverso un'altra campagna in bianco e nero che il quotidiano aveva una potenza di comunicazione pazzesca se veniva usato bene. E io ho pensato di fare queste campagne in bianco e nero. Il cliente ha accettato. Poi a un certo punto avevo un cliente ad Ancona. Siamo andati a mangiare in un ristorante al Passetto. Sono uscito, ho visto questo monumento, che è un monumento ai caduti. E ho avuto un flash perché queste colonne, questo. Insomma, sono tornato a Torino. Dovevo andare a Roma perché facevo presidente dei fotografi. Sono andato in macchina con mio figlio, l'ho vestito tutto di bianco, l'ho portato lì e ho fatto le foto di presentazione, a differenza dei pubblicitari veri che fanno i raff, i disegni per presentare le campagne. Io le presentavo le foto, anche se non erano quelle finali. Presentavo perché altrimenti era praticamente impossibile trasferire un concetto d'immagine senza la foto. E quindi il cliente le ha apprezzate, e allora ho cominciato a farle, ne ho fatte tantissime, perché sono andato per diversi anni ad Ancona diverse volte con situazioni diverse. Ci siamo allargati anche, Ah, eh? Però il sembrano concetto è proprio delle divinità, no? Un po' comunque, siccome se vi capita di vedere questo monumento, lo spazio è veramente piccolo, però, come ha scritto un grande, il limite esalta la creatività. E quindi io in quel piccolo spazio sono riuscito a fare tutte queste campagne. Poi dopo ne ho fatte altre. Beh, questa anche, ecco, anche questa. Bellissima, sì. Ovviamente avevamo un casting di primo ordine, mia moglie collaborava. Qui è bene precisare che questo tipo di attività è frutto, queste immagini sono frutto del gruppo di lavoro del mio studio, cioè tutte le Certo. ragazze, mia moglie, i collaboratori esterni che avevo, perché è come fare un film. Certo. E quindi sono immagini fisse, però ci vuole una squadra. La squadra che collabori, sì. E certo, altrimenti non puoi fare cose come No. queste. Qui siamo a San Francisco, il Golden Park. Bellissimo.
E questo è anche un posto molto molto carino. Ovviamente ogni sequenza è legata ad un tempo. Questo Certo, invece. è vero, è vero. Infatti tu dici in un'intervista, dici appunto, giustamente anche la fotografia vive di tempo, non basta la luce. Certo, no, no, ma. E ci sono le tendenze moda, no? Qui ovviamente anche il gioco delle ombre, questo è un museo della rimembranza, si chiama, di San Francisco. E questa foto è inedita, ci sono alcune foto inedite che io producevo, poi la collaborazione si è interrotta, quindi non sono mai uscite, questa non è mai uscita. Vabbè, poi qui un'altra cosa che il mio studio ha prodotto è stata la prima campagna con un investimento importante per la regione Piemonte. Ecco, volevo arrivare proprio qui perché tu sei stato il primo Sì. e mi permetto di dire è stata anche la campagna Più vista. Sì, più vista, più conosciuta, era una posso campagna. dire anche più bella. Vabbè, Quindi, grazie per questo. no, è Beh, vero, quindi se sei fortunato però per... devo dirti che al di là di ci sono alcune cose che ho imparato leggendo un libro sono le confessioni di un pubblicitario di David Ogilvy che ad esempio le foto non si toccano. Non si toccano quei testi, salvo rari casi eccezionali. E il turismo si fa con le foto. Ovviamente le foto devono essere accattivanti. E poi pensate che la regione non aveva il numero verde, e qui c'è il numero verde. Poi ci Quindi tu hai sono costruito proprio tutto. tutto, tutto. E poi la cartina come raggiungere il canavese, perché questi annunci sono usciti sul Sole 24 Ore, Corriere della Sera, a parte la stampa, no? Che diciamo è la giornale leader locale, La Repubblica, il giornale, i più importanti quotidiani di allora. E così nel canavese da lì è. Una domenica è successo un macello perché il canavese non era pronto a ricevere in 4 settimane circa 40.000 persone che sono arrivate nel canavese e i ristoranti non erano, Non ce la facevano, non erano preparati. non ce la facevano. Invece, ad esempio, qui che è il Lago d'Orta aveva un signore che si occupava dell'agenzia, diciamo, turistica, prima testa, non ricordo ancora il nome, che aveva un albergo che ovviamente del turismo ne capiva e quindi abbiamo lavorato con la collaborazione di questo signore per fare queste campagne. E l'altra zona che era la Valsesia, addirittura la scuola alberghiera. Siamo andati alla scuola alberghiera a presentare le campagne per la Valsesia e la Valsesia è quella che ha avuto il maggiore ritorno rispetto all'anno precedente, il 48% di crescita. Numeri pazzeschi. Sì, no, ma no, guarda, io infatti dico, ma com'è possibile? Io ho visto, adesso non voglio dire che, però ho visto una campagna questi giorni. Che veramente mi fa sorridere perché ci sono ancora le persone con le quali io ho collaborato, che era il settore comunicazione istituzionale della Regione Piemonte, persone validissime, però evidentemente la Regione è un'istituzione che tu oltretutto sei assessore, sai quanto è complicato, no? Sì, Perché sono delle è mani. complicato, però per certi argomenti non ci sono le gare, non esistono le gare perché tu non puoi fare la gara per l'avvocato, per il commercialista o per chi ti cura l'immagine, è veramente assurdo. Chi è responsabile si prende la responsabilità della scelta, altrimenti va a casa perché non è capace. Non so se mi sono spiegato.
Comunque c'è anche un'altra cosa che ho fatto poi, che ho avuto il piacere di fare, perché non è che mi avessero dato l'incarico, me ne avevano dato un altro, che era quello di fare il bollettino, la testata del bollettino. Comunque da lì è nata l'idea di fare il logo della regione che non fosse svizzero, ma perché lo stemma, se togliamo il lambello, è la Svizzera, no? È la Savoia. E i caratteri che usavano prima, che erano sotto il marchio, non permettevano di usare il marchio piccolo, ad esempio nei biglietti da visita. Quando riduci questo, infatti, anche Milano, che ha una immagine coordinata fatta da un grande, si è allineata a questa idea, perché sì, no, poi perché anche la provincia di Torino ha fatto questo. Prima non aveva la normativa, ha fatto una gara dove io ho cercato di partecipare, ma era impossibile, e ho rinunciato, e ci hanno copiato. Il funzionario che ha copiato mi ha detto: sì, io ho copiato, e ha detto: ma guarda che plagio, vabbè, che dico, comunque va bene. Ho detto. Poi adesso che c'è Città Metropolitana hanno proprio modificato un po', però la struttura, il giochino di avere il marchio che si legge sempre, anche ridotto a piccolissime dimensioni, si è esaltato anche nelle Olimpiadi, perché si leggeva benissimo da tutte le parti. Pensate se ci fosse stato solo lo stemma con la righina sotto, Ah, cioè no, non lo certo. leggeva nessuno. Comunque, vabbè, queste sono, Bellissimo. cioè, sono pillole di quella che è stata un po' la mia professione, e ovviamente ho lavorato con tante aziende, ho continuato a restare in contatto con i club della comunicazione, il club di dirigenti marketing dell'Unione Industriale, perché il confronto fa crescere. Certo. Invece molti pensano di Tenersi aderire. chiusi. Beh, no, penso di stare nel loro orticello, invece io ho fatto talmente fatica a fare questo mestiere all'inizio per avere una soluzione economica decente, che ho fatto mia questa difficoltà, collaborando con associazioni di categoria. Abbiamo creato associazioni con la CNA, associazioni europee, abbiamo fatto tante cose che oggi non si fanno più, perché con il digitale tutti sanno fotografare, quindi è Ah sì, ecco, incredibile. e a proposito di punti di svolta, ti volevo chiedere questo, perché anche questo sicuramente in qualche modo è un punto di svolta senz'altro, magari non so come lo sia stato per te, no, non te l'avevo chiesto neanche quando ci siamo confrontati in questi giorni. Passaggio dall'analogico al digitale, ecco, come è stato per te, ma anche come lo vedi rispetto alla fotografia in generale? Beh, il passaggio era molto interessante, perché io negli anni 90 mi sono attrezzato per vivere con questo digitale, anche se la prima macchina decente come qualità prezzo nasce nel 2000 con le ottiche Nikon, era una Fuji, per cui costava circa 6 milioni, era alla portata, insomma, si poteva comprare, perché le ottiche le avevamo già. E quindi però ho salutato con interesse questa innovazione, perché ho pensato che potevamo dare alle aziende un servizio migliore, Certo. non un servizio peggiore, che è quello che invece sta avvenendo oggi. Perché sta avvenendo questo? Beh, se non avessi queste frequentazioni, no, non saprei tante cose. Cioè, intanto, no, i miei interlocutori erano tutti molto capaci, non poco capaci, molto capaci, quindi molto esigenti per avere la qualità delle immagini e la qualità del lavoro.
E invece adesso hanno, praticamente da una ventina d'anni le aziende hanno fatto fuori i maestri, cioè le persone di 50 anni, i direttori marketing, i direttori generali, direttori vendite, e li hanno sostituiti con ragazzi che sono usciti dall'università, magari anche con un master, marketing, che peraltro va bene, però è un po' come le scuole di fotografia. Sparano fuori questi ragazzi che sono imparati perché è bella, una bella passione questa, però se non ci sono i maestri vicino non crescono perché credono di sapere. In verità hanno nozioni tecniche e invece per No, la trasmissione del sapere è fondamentale. certo, poi poi, come hai visto nelle prime foto, io mi sono auto-inventato fotografo, quindi ho pagato con un paio di errori clamorosi, ma uno non mio, ma per colpa di qualche stratagemma in un aeroporto magnetico che mi ha magnetizzato le macchine, perché allora non c'era il video per vedere se le foto uscivano, quindi gli otturatori se si magnetizzano non danno più l'esposizione corretta, ecco. Comunque a parte questo, diciamo che adesso io nella mia attività, quando ho cominciato, facevo anche qualche matrimonio e mediamente si facevano, non so, 150 foto, dai, a seconda del matrimonio. 150, 200, poi l'album era fatto da 60, 80, 90 massimo foto, ok? Oggi ho notizie di matrimoni dove fanno 2500 foto, le mettono su un disco, le consegnano agli sposi, cioè ci sono ancora pochi fotografi che difendono la professione e soprattutto in cittadine. Ah, Moncalieri credo che sia una di queste, spero per voi. Non so, Castellamonte, dove c'è un collega che si chiama Claudio Marino, che è molto bravo, cioè ci sono le famiglie nelle cittadine, quindi lì forse ancora, oppure a Napoli, Salerno, dove ho tanti amici anche lì, però insomma è un po' cambiato e No, è quindi. cambiato. E lì, qui ci sarebbe veramente da affrontare un discorso No, su vabbè. No. questo. No, magari lo facciamo in un prossimo incontro su questa quantità, su questa proprio messe di dati, di informazioni, di immagini che tutti noi abbiamo e sulla necessità di selezionare, perché poi il problema è che non si seleziona. Tu dicevi in un'intervista che ho letto che tu hai ancora le prime foto che hai fatto, le pellicole, le puoi ritrovare, eccetera, in analogico naturalmente, ma le prime foto che hai fatto in digitale o magari anche le ultime, non lo so, ma credo valga per tutti. Adesso naturalmente tu sei un grande professionista, ma anche ciascuno di noi nel suo piccolo immagino che si trovi nella stessa situazione di perdersi i ricordi perché li hai su un computer, poi li devi trasferire oggi su un hard disk esterno, prima su un floppy disk, dopo su un CD. Quindi c'è anche il problema della conservazione di questo materiale e lo strumento per conservarlo si modifica nel tempo. E questo fa anche sì che ci sono due temi, sicuramente la selezione in questa enorme quantità e la conservazione. Certo, no, intanto ti confermo le prime foto digitali, non so dove sono finite, pur avendo io uno studio con collaboratori validissimi, però noi abbiamo dovuto imparare da zero. Chi ci ha insegnato a usare il computer? Nessuno. Quindi, ad esempio, allora io mi ricordo che a Roma ho dovuto rappresentavo la CNA dei fotografi e c'era un contratto di lavoro con i sindacati da fare e mi ricordo che erano più comprensivi i sindacalisti di quelli dei funzionari della CNA con i quali ero andato, perché io chiesi ai sindacati che forse l'apprendistato andava portato a un'età superiore perché i nostri apprendisti
avrebbero dovuto lavorare con strumenti che neanche noi conoscevamo e non potevamo insegnare loro. E quindi Certo. quel contratto, grafici e fotografi, comprendeva un allungamento dell'apprendistato. E perché la situazione era quella, per quello che abbiamo perso le prime foto. Poi oggi, sai qual è il problema? Che le foto bisogna andarle a stampare, Bisogna stamparle, altrimenti. assolutamente. Altrimenti le perdi, perché anche quelle che fai col telefono, addirittura oggi vai in un negozio, non so, vai da Marvin, ho visto che ha una macchina, tu vai col telefono, ti stampa subito le foto, quelle che tu vuoi, le scegli. E non è che devi stamparle tutte, ma stampale, perché se le stampi e te le metti da qualche parte, e poi è un piacere guardarle. Se tu Certo. salvi il file, è vero che tu hai le foto salvate, ma Ma quando quando le mai? vai a vedere? Quando mai? Secondo me. Che poi dovresti avere il backup del backup del backup, no? Per Sì. essere sicuro. Quindi, Stamparle. Sì, assolutamente. E che vuol dire, oltre che osservarle, ritorniamo al tema della selezione. Solo che se un matrimonio, appunto, facevi 150 foto per stamparne 80, adesso ne fai 2500. Già, è angosciante solo pensare al numero, no? vabbè, però devo dire che adesso c'è stato il lockdown, c'è stata un'iniziativa che il collega Paolo Lanzani ha portato avanti con Guido Arari, è stata una cosa bellissima. Sì, quel lavoro che avete fatto, che l'ultima parte, l'ultima tappa è stata alla GAM. Sì, però siamo stati sfortunati perché io sono andato appena subito dopo che era aperta con mia moglie e ho dato il contributo anche se avevo l'ingresso gratuito, però era bellissima, un'esposizione bellissima che purtroppo non era visitabile, quindi l'ho visitata a quel momento che si poteva, però. Dall'iniziativa, vedi, i fotografi hanno donato le foto, hanno raccolto 75.000 euro che hanno donato a una fondazione, non so, la Regina Margherita, adesso non Sì, so il nome esatto, ma ricordo, per foto cui. appunto tutti i grandi fotografi, foto magnifiche. Senti, una domanda, ti leggo e poi così, perché ci sono i commenti, saluti di tanti amici appunto che ti fanno i complimenti, dicono man mano mostravi le foto, complimenti sulle foto, commenti sulle foto che poi vedrai, e poi saluti Poliana, Dimitri Colombo, appunto Sandra Raffini che dice grandissimo Franco, uomo molto accattivante. Preparato, dice Dimitri Colombo e di Tiziano Carlo Amerio, complimenti. Caterina Lamanna saluta. Mario Angelo Saini, per esempio, dice: commenta, unico problema che con il digitale tutti i fotografi. Adesso, prima di lasciarti rispondere a Mario Angelo Saini, ti leggo ancora i saluti di Giampaolo Turcati che ti saluta, Angela Marrocu che ha vinto un concorso che abbiamo fatto qualche anno fa a Moncalieri, la saluto, e Paolo De Santis, Dimitri Colombo aggiunge una vita spesa in modo certosino con passione, Sauro Olivieri, foto esclusive meravigliose, che storia, sembra impossibile che sia stata vissuta, una bellissima realtà. Francis Simon, buonasera. Un saluto a Maria La Barbera, giornalista, buonasera. E Polianna, che si complimenta per le foto molto belle. E Tony Campa, che appunto Ero gli dice, che appunto là, ero là. Speriamo riesca a riaprire questo meraviglioso locale. Volevo andare all'incontro che è stato fatto dagli l'altro architetti, giorno. e solo che avevo dato incarico alla mia amica che mi ha detto è full, e Ah, è full. invece mi facevano entrare. Questo è il punto. Vabbè. E Comunque.
scusa, e Tony ti dice Franco Turcati, the best della fotografia, foto bellissime, lo saluto, ti saluta appunto, ci saluta dall'Eroi e dice la foto fatta da Franco, di Lucio Dalla che prega davanti all'utrario estivo è tra le più belle foto di Lucio. Sì. Allora, quella, beh, adesso non potevo farle vedere tutte, però Tony Campa voleva organizzare qualcosa, ma anche la circoscrizione voleva fare qualcosa, una mostra con queste foto dei cantanti. Vabbè, io ho detto, ma c'è già Leroy che forse vuole fare qualcosa, però poi si è fermato tutto e non siamo andati avanti. Vabbè, allora salutiamo Mario Saini, che ho visto ha fatto altri interventi nelle tue precedenti trasmissioni. Siamo purtroppo tutti fotografi mediocri. Ecco, io chiuderei rispondendo a questa domanda, se sei d'accordo. Ma io non posso non essere d'accordo. Oltretutto, Mario Saini è anche un artista, è anche bravo. Ha fatto il sindaco, però è un artista, quindi lo saluto, saluti la moglie e quanto prima tornerò nel Monferrato a trovarlo. Va bene? E saluto ovviamente tutti quelli E che... non commenti oltre, quindi non No, non lasci commento così. perché no, è troppo facile farsi dei nemici, no? E non, cioè, io ti ho detto, quando te l'avevo anche già detto. Quando mi invitano, anche, non so, quando Guido Curto era all'Accademia, ho fatto 3 ore con una classe, però dico sempre ai giovani, è difficile, ma non è impossibile, perché quando ho cominciato io, era già difficile, non era facile, sembrava facile. Ma, no, ma c'erano gli altri, quelli che erano già piazzati, che avevano collaborazioni con i giornali, la stampa, la Gazzetta del Popolo, erano bravissimi fra l'altro. E quindi non era semplice. Però, guarda, l'altra sera c'era una trasmissione dalla Rea di Verona di canzoni degli anni 60, 70, 80, che io ho guardato perché c'era la Suzuki, e la Suzuki mi è rimasta nel cuore, no? E anche lì, a un certo punto, Amadeus parlava proprio del fatto che oggi c'è talmente tanta musica che non c'è la musica in parole povere, perché le canzoni di quegli anni non ci sono più, ma non quelle lì, quelle nuove, ma chi se le ricorderà mai queste qua? Non è una questione di età, è che proprio avevano qualcosa di magico, no? E E quindi la certo. fotografia. La fotografia, il suono sono hobby collegati. L'hi-fi, la musica, perché anche i long playing a Los Angeles c'era una industria vera e propria per fare le copertine dei long playing. Quindi erano bellissime. Tu compravi i dischi per acquisto d'impulso perché erano belle, no? Belle, una bella grafica. E oggi il CD non è più la stessa cosa, eppure la qualità dovrebbe essere, cioè sono arrivati a dei livelli altissimi, però non hanno avuto successo. Come mai? Quindi viviamo l'epoca della mediocrità e prendiamone atto, perché non è solo la fotografia, questo è tutto è mediocre. Concordo. Ah, ecco, vedi. Concordo, purtroppo almeno in tanti ambiti, adesso non voglio generalizzare, ma No, ci sono vabbè. tanti ambiti. Sì, in Però diversi ambiti purtroppo è così. funzionano solo i prodotti del lusso e quindi Marchionne voleva fare solo auto per i ricchi perché avevano grandissimi ricavi. Però, accidenti, la Fiat era delle macchine, non dico come la Volkswagen, l'auto del popolo, ma era l'auto del popolo, eh? Le Certo, 500, le 600, le 850, la 128, che è stata l'auto da copiare,
ti hanno fatto vedere a Giugiaro quando è andato alla Volkswagen e poi ha fatto la Golf. L'auto da battere era la Fiat 128. Perfetto. Questo raccontano gli aneddoti e io non Il c'ero, film. c'ero ma non c'ero lì. Sì. Vabbè. Grazie Franco, è veramente stata una carrellata, veramente di punti di svolta in realtà, perché poi tu hai avuto una vita veramente, e hai una vita pienissima e l'hai raccontata per sommi capi. Sai cosa posso fare? Quando abbiamo finito metterò nei commenti i link degli articoli, così chi ci ha seguiti a modo di alcuni articoli, lo dico per voi che ci seguite, così avrete modo di approfondire ulteriormente perché ci sarebbe bisogno di trascorrere ore con un artista come Franco Turcati. Vabbè, è sempre piacevole parlare di fotografia, di Sì. comunicazione, Sì. perché la comunicazione quando dà dei risultati è fantastico, perché raggiungi l'obiettivo, no? Perché il cliente ha un problema e tu devi essere la risposta al problema e non può essere 2 più 2 fa 5, 2 più 2 fa 4. Sì. E il risultato si deve vedere come tu hai Sì. fatto Ecco, in tutti i guarda, programmi. quando presentano le campagne pubblicitarie, in genere vendono le cravatte, dico io, cioè presentano tre proposte, mediamente sono tre. E Sì. quindi una passa, no? Perché poi alla fine già portare a casa l'ordine. Sì. Lo studio Turcati presentava una campagna, perché la soluzione era una, quella che noi avevamo, sulla quale avevamo perso ore E e ore. E quindi. sapevate che avrebbe funzionato. Ma E noi ci credevamo, certo. Beh, poi in effetti. con la professionalità, con la competenza, Sì. naturalmente. Guarda. Mi ricordo anche una linea di vermut alternativa che Martini mi fece fare per Bacardi Budapest. E andai con mio figlio che parla inglese, quindi la presentazione l'ha fatta lui, una proposta, primo colpo. Va E bene, siamo chapeau, amici. E l'astro Nemes, responsabile marketing della Bacardi Martini, è mio amico su LinkedIn, mi ha chiesto l'amicizia. Cioè, dai. e no, perché è stato bello, no? Cioè, non è che sono andato lì a dargli cianfrusaglie. No, 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 I no, miei è stato. collaboratori avevano lavorato benissimo, bravi loro. Complimenti Franco, veramente è un piacere ascoltarti, è un piacere ascoltare questi passaggi della tua vita, questi momenti fondamentali, queste tappe che poi sono tappe in cui tutti ci riconosciamo perché è veramente un pezzo di storia importante del nostro paese e oltre naturalmente. Ma che Quindi, carina, grazie. no, ma è così. Complimenti come fiore avanti, anch'io. No, con grande ammirazione, davvero. Poi, vabbè, la fotografia non, è veramente arriva a tutti. Io no, non sono una grande esperta, ma comunque sono un po' conoscitrice della fotografia, lo sono, sempre con Però passione e quindi. ho esposto le prime cose, queste qui, alcune, a Moncalieri, al castello. Eh sì, non l'abbiamo E noi ci ricordato, siamo è vero. conosciuti lì, ci No, siamo ci siamo conosciuti lì, conosciuti al castello di davanti alle foto. Moncalieri, sì, davanti alle tue foto Sì, magnifiche. era troppo breve, Sì. diciamo, vista la difficoltà a installare, troppo Sì, breve. sì. La mostra deve Vabbè, durare. la riprenderemo, E ci chi lo siamo sa? Chi conosciuti lo con sa? peggio e limone e speriamo che appunto ci siano possibilità di riprendere. Senti, tra l'altro ti chiuderei con questi saluti che stanno arrivando ancora, cioè Alberto Battistini, Mario Angelo Saini, appunto che aggiunge, che contraccambia i complimenti che gli hai fatto e ti aspetta con Anna, e poi ancora Dimitri Colombo, grazie, Vittorio Battellini, i Ah, complimenti ancora.
Dal Friuli, Vittorio Battellini. Ah, bene, bene, Grande fotografo. buonasera, buonasera, grande fotografo, un piacere. Mario Angelo Saini, ancora che ci fai i complimenti, ma soprattutto a te naturalmente, e poi ancora tuo nipote da Este, Sandra Raffini, che dice per chi volesse seguire il progetto Photo Action, di quello di cui hai parlato, di cui ha parlato Franco Turcati, grazie a Sandra Raffini, appunto, ho inserito il link, quindi andate, vi consiglio davvero di andarlo a vedere, di andare a approfondire, Giusy Galluzzo e Vittorio Battellini, che dice: sono arrivato solo ora, purtroppo è possibile rivedere l'incontro registrato e dove, e lo dico per Vittorio Battellini, e lo dico per tutti, rimane sulla pagina Facebook su cui siamo, rimane per sempre, in teoria, poi non lo so, la tempesta magnetica cancella tutto, lo però salviamo a salviamo, lungo. lo salviamo, e anche sulla pagina di Franco Turcati, naturalmente, che già l'hai condiviso, lo condividerai, L'ho quindi già condiviso. sicuramente sì, ecco qua. Sì. Bene. Allora io Franco ti ringrazio, pubblicherò nelle note, lo dico anche per Vittorio Battellini che si è unito adesso, per tutti quelli che si sono uniti alla fine o quelli che si sono collegati alla fine o quelli che lo vedranno successivamente. Ah, ecco, grazie Alberto Battistini che dice anche su YouTube, è vero, perché io poi lo metto anche sempre su YouTube, non rimane solo su Facebook, quindi ci sono diversi canali. Grazie per avermelo ricordato e ringraziandovi, vi chiedo ancora di condividerlo, così sarà su tante pagine e sarà ancora più visibile. E vi ringrazio e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, mercoledì 6 ottobre. L'appuntamento sarà con Alberto Allegranza, che è il direttore del Museo della televisione della RAI di Torino. E quindi parleremo Interessante. ancora di immagini, di storia, di Poi adesso quelli. abbiamo scoperto come fare. Sì. Senti, volevo ringraziare anch'io chi ha scritto delle righe di apprezzamento, amici, anche conoscenti, anche non conoscenti, però adesso ci siamo conosciuti così. Ringrazio tutti e buona serata. Grazie Franco, grazie a te, sempre un piacere e speriamo di incontrarci presto anche di nuovo di persona in qualche bella occasione davanti alle tue foto sempre. Grazie a tutti e a Grazie tutte, buona a serata te. Ciao. Buona serata. e guardate veramente i commenti che metterò così potete approfondire il lavoro di fare degli approfondimenti sul lavoro di Franco Turcati, del grandissimo Franco Turcati. Buona serata a tutti e grazie. Ciao, buona serata. Ciao, ciao a tutti, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.